Ciao Michele, ciao Gianni. Ci dite qualcosa riguardo U10 e Post Media Books? U10 è nato nel 2000, diciamo inizio 2012. Si chiama U10 perché è il nome del loft all'interno del quale avevamo il nostro studio. Prima di scegliere U10 avevo fatto una sorta di contest online con tutti i miei amici per chiedere quale poteva essere il nome del nuovo studio. Non venne fuori nulla, è stato divertente, ma insomma ci furono vari contributi che andavano da Aquilab. Eravamo all'inizio in quattro, ora siamo in due, io e Valeria Di Rosa. Con noi ci sono poi Emanuele Sarfatti e Martina Facco per la parte legata a Tweetbook e ci occupiamo di editoria digitale, o comunque di pubblicazione di contenuti online, che può significare sia sui social network sia all'interno di un website o di un ebook. Attualmente lavoriamo tanto con istituzioni, musei, fondazioni per progettare con loro il modo in cui si devono raccontare su online. Post Media Books prende il nome da un website che avevo creato nel 93-94 e al tempo era solo fatto per gli artisti che volevano partecipare un po' alla vita digitale. È diventata paradossalmente poi una casa editrice che realizza libri di carta e che si occupa di saggistica, di arte, architettura, design, cinema e della contemporaneità in genere. Perché Post Media? Post Media è un'idea che indica l'intenzione di andare oltre i media, cioè non è il media a portare significato al contenuto, ma il contenuto si gestisce da sé e utilizza il media più adatto. Questa è un'idea che nell'arte è molto presente dagli anni 60 in poi. E nella mia intenzione era quella di andare al di là della piattaforma che tu offri e di offrire dei contenuti.